La federazione inaffidabile, inefficiente, superficiale. Che non ha controllato, insomma, l'organo che dovrebbe in qualche modo essere super parte e verificare che tutto sia corretto. Voltiamo pagina perché non ci sono dubbi invece di plusvalenze sull'acquisto di Romelu Lukaku. È un prestito, Lukaku torna all'Inter, possiamo dire, come recita il titolo che vedrete tra poco, che ora... Caro Alberto, è tutto vero, questo ritorno di Lukaku che sembrava fantacalcio fino a qualche mese fa, si diceva ma no, ma è impossibile, ma figurati se l'Inter riprende Lukaku con questa formula, invece lo ha fatto. Lo ha fatto sì, e lo ha fatto con una formula che piace e tanto a Beppe Marotta e la dirigenza nerazzurra. Ricordiamo, c'era stata una prima offerta di 5 milioni più bonus che il Chelsea aveva gentilmente rifiutato, l'accordo adesso è arrivato su una base di 8 milioni più bonus, prestito annuale, chiaramente lo ricordiamo perché da quest'anno, precisamente dal 1° di luglio, sono stati praticamente vietati tutti i prestiti con una scadenza, chiamiamola così, biennale o comunque superiore ai 12 mesi, a meno che il calciatore non sia un under 21, ci sono delle situazioni particolari che chiaramente non riguardano l'attaccante belga, dunque il prestito è annuale. 8 milioni più bonus, bonus che potrebbe essere circa di 4 milioni, legato alla vittoria, soprattutto perché riguarda anche le presenze, ma soprattutto legato alla vittoria dello scudetto dell'Inter. Dunque un'altra marcia in più, un altro motivo in più per lottare per il tricolore in casa nerazzurra. C'è tanto entusiasmo, Lukaku, ve lo raccontiamo praticamente dal primo giorno, ha tempestato di chiamate gli ex compagni, ma anche Simone Inzaghi si sono sentiti ripetutamente con l'allenatore fresco di rinnovo di contratto. Visite mediche già previste per la prossima settimana, si attendono soltanto alcune ore per l'annuncio ufficiale. Lukaku, che lo ricordiamo, ha deciso di ridursi l'ingaggio da 12 milioni netti più bonus a 8 milioni più bonus e andrà a guadagnare praticamente quello che avrebbe guadagnato quest'anno qualora fosse rimasto all'Inter, dunque stesse cifre. Decisiva la volontà di Lukaku, lo abbiamo detto tante volte, per il ritorno a Milano, ma soprattutto anche il ruolo che ha avuto la sua agenzia che gli cura l'immagine, la Roc Nation. Ricordiamo che oramai da diversi mesi Lukaku non ha più l'agente perché ha interrotto il rapporto con Pastorello, e chiaramente è stato decisivo anche il parere dell'allenatore del Chelsea, Tuchel, che insomma aveva dimostrato più e più volte di avere qualche frizione con l'attaccante belga. In realtà qualche mese fa già se n'era parlato, però sembrava molto difficile. Hai disegnato lo scenario che ne è uscito da qualche mese a questa parte, sottolineando il fatto, io raramente dico sono d'accordo ma però eccetera eccetera, nel caso specifico sono d'accordo, una storia assolutamente impensabile qualche mese fa, chi avrebbe mai pensato, sì, però... che Lukaku con la storiaccia, perché ragazzi erano uscite anche delle cose poco simpatiche, perché poi ci dimentichiamo di certe cose, come si era rivolto ai tifosi, come i tifosi avevano aspetta che dopo ti faccio vedere, infatti, però infatti, alcuni tifosi cosa pensano, perché non sono tutti allineati, ce l'ho, guarda, tra poco lo vediamo. Mi dispiace che non ci sia il vate nerazzurro Michele Borrelli, mio grande amico, che ha sempre stigmatizzato, anzi addirittura minimizzato un eventuale... Cioè, Gabriele D'Annunzio si è rivolta adesso nella fai... cioè, sì, sì, il vate. Tu Borrelli quando parla è veramente il guru nerazzurro, ti ricorda Gabriele, è la sua verità. Addirittura è venuto a dire che non c'era nessun problema di carattere ambientale, chiamiamolo così, per il ritorno di Lukaku, che verrà accolto, dovrebbe essere accolto a braccia aperte. Guarda, dopo vedremo il comunicato della Curva Nord, ma non ora. Aspetta, il problema è che non verrà assolutamente accolto da nessuno. Esatto, dopo ne parliamo. Volevo però farvi riascoltare queste parole, quelle di Lukaku a gennaio e quelle di Ausilio qualche tempo fa, perché adesso a riascoltarle, dopo aver insomma visto come sono andate le cose, chiaramente fa tutto un altro effetto. Sentiamo. Voglio fare un grande scusa alle tifose dell'Inter, perché io penso che la maniera come io mi sono andato deve essere in un altro modo, e dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete fatto per me, ma anche per mia famiglia, mia madre, mio figlio, sono cose che è in mano per me per la vita. Io spero
veramente dal fondo del mio cuore di tornare all'Inter. Non so se hai ascoltato le recenti dichiarazioni di Pastorello che ha detto Lukaku tornerebbe volentieri a lavorare in Italia, lo riprenderesti all'Inter? In prestito sì. Prestito, sì, diceva Ausilio, ed effettivamente l'ha preso in prestito. Ma forse cioè, gratuito. Se posso far notare una cosa, visto che noi, ma fa anche parte del nostro ruolo, siamo spesso critici. Il signor Romelu Lukaku, che ha 29 anni, è belga, il che significa che madrelingua parla francese e fiammingo. Sì. Ha fatto una stagione in Italia. Due. Due stagioni in Italia. Abbiamo sentito come parla italiano. Sì, no, ma lo parlava così già dopo tre Chapeau. Mesi. Sì, sì, no, su questo senza dubbio. Antonio, che dici tu dal punto di vista bianconero di questa operazione, vedendola da lontano? È un'operazione importante. Te l'aspettavi? Sei stupito? Ma intanto questi due video riassumono alla perfezione quella che poi è stata un po' la situazione che si è venuta a delineare. No, io nel calcio non mi stupisco più di niente, nel calcio e soprattutto con la situazione che parte, cioè mi stupirei un po' di più, ve lo dico onestamente perché cerco di analizzare, quindi fa un affare l'Inter, se l'ho andato a riprendere, io ci metto sempre la volontà, la responsabilità della dirigenza, che vuole il ritorno di un allenatore, Allegri alla Juve, che vuole il ritorno di un giocatore, Lukaku all'Inter. Poi vado a fare le valutazioni parallele, perché poi ci sarà magari dal 1 luglio da parlare anche sulla capacità pari a quella di Marotta di riportare Lukaku a parametri e cifre diverse, magari della Juventus di prendere per la seconda volta Pogba a zero. Quindi poi vorrò poi confrontare i giudizi su Cherubini e su Marotta. Detto questo, qui è stato anche abbastanza semplificato il percorso di rientro, perché intanto in Inghilterra il giocatore ha fallito. Diciamocelo chiaramente, cioè al Chelsea non ha reso e non ha giocato quanto si sarebbero aspettati, quindi da quelle parti non ci pensano su due volte, anzi ci ha abituato il mondo anglosassone al parametro zero per certi versi, quindi qui un passaggio in più, cioè non te lo ridanno indietro, non lo perdono a zero, te lo danno in affitto per un anno, non resta di proprietà dell'Inter, primo. Secondo, parte dalla situazione che si è venuta a creare con la guerra, ovvero il presidente del Chelsea non è più il proprietario del Chelsea non è più il proprietario di tre mesi fa, quindi è variato lo scenario in Inghilterra soprattutto per il Chelsea, quindi non dico il fuggi-fuggi, quindi le situazioni meno complicate da sbrigliare sono state sbrigliate, penso, in un modo vengo a rimorchio delle tue osservazioni, Antonio. Allora, mi spieghi, a chiudere la tua osservazione più che intelligente, approfondita, eccetera, eccetera. Ma dove sta la genialità di cui ho sentito dire dei signori Marotta e Ausilio? Dove sta? Dice, perché io leggo da tutte le parti che è stato un colpo magistrale, addirittura, attenzione, scusa, a proposito, il titolo del giornale di Montanelli di oggi è Inter, virgola, il folle capolavoro per prendersi la rivincita. Lukaku torna a Milano. Poi ci parleranno di un altro folle capolavoro e parleremo, presumo, di tale Inzaghi Simone. Però Danilo, dov'è la genialità di questa operazione? Qualcuno me lo spiega. È stato venduto a 115 e torna un anno dopo in prestito per 10 milioni. Non è più tu. Sì, no, prestito, non è più tuo, certo. In prestito. No, è più tu. Fra appunto. Un anno tu non hai pagato 20 milioni e fra un anno però 20 milioni di soldi te li sei messi fra un anno in cassa. Non è più tuo. E l'anno prossimo gioca ancora da te. Fa 30 gol in campionato e non è più tuo e vediamo cosa ne però tu magari vinci uno. Cosa ne uscirebbe? Con quel 115 milioni hai dovuto saldare i 75 milioni del mese. Siccome Danilo diceva 115. Dove sta la genialità, provo a fare da controaltare. Però scusami, no? Antonio, abbi pazienza, ma stai parlando del Chelsea che due anni fa era campione d'Europa, stai parlando del signor Abramovic che per carità ha dei problemi ben più gravi del Chelsea, ma il Chelsea non è che l'hanno preso in qualche tribunale fallimentare, l'hanno pagato 4 miliardi di sterline, che mal contati sono circa 5 miliardi e mezzo di euro.
Ora, chi l'ha comprato, io onestamente non è l'ultimo arrivato, avranno fatto i loro calcoli, ma soprattutto in questo momento abbastanza complicato hanno delegato Tuchel a fare il mercato. In entrata e in uscita Tuchel non vedeva l'ora di scaricare Lukaku, che abbia fatto bene o che abbia fatto male lo dimostrerà sì. Il campo. La realtà è che comunque tu vai a prendere un giocatore che ha fatto molto bene 2 anni con un solo allenatore, il signor Antonio Conte, che ha avuto la forza di prenderlo e di volerlo minacciando le dimissioni ancora prima di diventare allenatore dell'Inter, strappandolo alla Juventus che in quel momento ha sottovalutato la situazione. No, è stato non Dybala entro a far saltare tutto, era Dybala che rifiutò il Manchester United. E comunque io ieri sera ero qua tanto per cambiare e ho chiesto: ma che Lukaku vedremo? Il Lukaku di Conte o sicuramente non quello del Chelsea? Ma Lukaku al Chelsea ci è andato 3 volte di fila nella sua carriera, cioè mi sembra il giocatore, il calciatore non si discute, mi sembra un po' un divago che anche lui sì. Insomma abbia degli impulsi che non sempre sono regolari con quella che è questo la carriera di un professionista. Mi devo fermare questo. Ragazzi, tra 2 minuti continuiamo a parlarne di Lukaku e aggiungiamo sul tavolo anche il discorso della Curva Nord, perché oggi è arrivato il comunicato. Chiaramente la Curva Nord non rappresenta tutti i tifosi dell'Inter, però rappresenta diciamo la parte più rumorosa, no? Soprattutto all'interno dello stadio, e andiamo a vedere un po' cosa ne pensano anche. Allora, rieccoci. Tra poco vi preannuncio che ci sono delle dichiarazioni di Çalhanoğlu molto molto interessanti che riguardano l'Inter e le andremo a vedere. Però scoop nato da una situazione sì, particolarissima. Tra poco ne parliamo. Volevo completare il discorso Lukaku andando però da Alberto Gianbruno per chiederti, Alberto, cosa pensa la Curva Nord. Ricordiamo Curva Nord che l'anno scorso mise uno striscione in cui di fatto diceva che non rivoleva Lukaku sì. E poi cancellò anche il murales che era stato fatto sotto San Siro che raffigurava Lukaku, quindi di fatto era stato rinnegato, no, Romelu Lukaku dagli ultras dell'Inter. Che cosa hanno detto oggi? Continuano un po' su questa linea gli ultra dell'Inter, possiamo andare a vedere insieme le loro parole diffuse sui social network. La Curva Nord sostiene l'Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore nonostante il comportamento dell'estate scorsa. Posto ciò, nessuno deve andare ad accoglierlo con sciarpe o vessilli della curva o dei gruppi che la compongono. Tutto ciò che in futuro verrà eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore, è stato sostenuto e trattato come un re, ora è uno come tanti. Sì, altresì chiaro a tutti che non ti faremo mai contro Lukaku se indosserà nuovamente la maglia dell'Inter. Invitiamo comunque tutti gli interisti a non cadere nel tranello opposto, quello di correre subito a sbavargli dietro. Ora Romelu, palla lunga e pedalare. Dunque si prosegue su quello che era leitmotiv dall'anno scorso, hai ricordato tu del Morales, ma anche di uno striscione eloquente riguardo Lukaku. C'è fiducia su quelle che saranno le sue prestazioni con la maglia dell'Inter, però una fiducia che dovrà conquistarsi sul campo. Beh, mi sembra un comunicato totalmente sì. Rispettabile, cioè rispettabile. Ognuno faccia quello che vuole, però noi non andremo a... Rispettabile è l'aggettivo sì, giusto. Però non fa certo piacere. Il boys... Se io fossi al posto di Lukaku, insomma... Ci rimarresti un po' male. Anche da quel punto di vista. Non è che ci rimango male. Ragazzi, mi sono comportato male. Esatto, cioè, non dimentichiamoci. Lui se n'è andato in 2 giorni l'anno scorso. Mi trovo d'accordo con Danilo e con l'aggettivo rispettabile che hai utilizzato. Io sai che... Per il mio mestiere, soprattutto negli anni passati, ho avuto molto a che fare con le curve e a volte anche con rapporti non tenerissimi, perché eravamo su 2 parti della barricata diversa nel momento in cui mi dovevo occupare di sicurezza negli stadi. Però per questo motivo ho conosciuto molti capi delle curve di varie squadre, quindi certo. Con diversi c'è stato anche un rapporto di... Turbolento. Di cortese contrapposizione. Di reciproca rispetto dei differenti ruoli. Detto questo, questo comunicato mi sembra molto rispettabile, cioè la curva fa la curva, fanno i tifosi, sono dei tifosi, loro non si occupano di
economia finanziaria, plusvalenze o altro, fanno i tifosi e sostengono la loro squadra. Certo, c'è l'Inter, quindi, poi vediamo le altre cose. In questo caso giustamente dicono, prima c'è la nostra squadra, sì. Poi c'è un giocatore. Quindi non tiferemo contro di lui. Non prima tiferemo cosa. Contro la squadra e contro di lui. Poi c'è un giocatore che è ben diverso da alcune altre tifoserie che hanno boicottato, addirittura aggredito fisicamente o contestato in maniera violenta dei giocatori. L'ultimo caso Acerbi, mi pare. In generale, voglio parlare in generale. Lo stesso Donnarumma. In questo caso la curva dice, noi tifiamo la squadra, c'è anche un messaggio per adesso, nella dichiarazione ha detto, se la deve riconquistare, ha detto, invitiamo i tifosi a non cadere nelle loro poste e sbavargli dietro subito. Il che vuol dire che se questo arriva e ti trascina a vincere, è chiaro che tu tifoso sarai contento. Poi probabilmente quella piccola frattura, come dire, umorale, ti verrà perdonata, ti verrà perdonata. Ti verrà perdonata, sì. Ma non dimenticata. Sì. Perché cioè, questa probabilmente non sarà mai più l'idolo incontrastato dell'Inter, no? Perché comunque il tifoso sa che Lukaku ha già in qualche modo fatto capire che è un professionista, l'ha fatto l'anno scorso e lo potrebbe rifare. Al di là del professionista, diciamo, più dal punto di vista del tifoso interista, in questo momento è più sicuramente spendibile un Lautaro, che è rimasto, così come in casa Juventus ti leghi a un Chiellini piuttosto che a un CR7, a un Dybala o quelli che alla fine. La speranza è che adesso non ci tocchi di rivedere un film già visto della serie I baciatori di maglia. Vedere il signor Lukaku alla presentazione del medesimo e lui che bacia la maglia, fastidio quello. Sì, la maglia è per me, Danilo Saruggia, la maglia è sacra dal 9 marzo del 1908 quando sì, vedo ste come robe. Vedi, quando come vedi, vedo ste robe vado un po' fuori. Avete cercato di annacquare, di far sbiadire un po' quella che è sicuramente una situazione, secondo me, non proprio positiva. Ma in realtà poi dopo se vai a toccare qualsiasi tipo di tifoso che non ha ceto sociale, che non ha età, che non ha IBAN, eccetera, varia perché non ha soprattutto nazionalità, insomma il calcio quando tu tifi per una squadra non ci sono differenze, però poi senti, sì, però, ma mi sono sentito preso in giro, lui che andava in giro con la macchina strombazzante e una settimana dopo è andato al Chelsea e ha detto dovevo scegliere io. Questo non va bene. Fra l'altro, signor Lukaku, sembra che abbia fatto chissà che cosa, ma si è dimezzato lo stipendio del Chelsea, non lo stipendio dell'Inter, perché viene sempre a prendere lo stesso stipendio di 2 anni fa. E io avrei detto, guarda caro Lukaku, visto che il Chelsea non ne vuoi più sapere, riparti da metà dello stipendio dell'Inter, visto che ha telefonato a tutti, visto che ha fatto di tutto per venire qui e visto anche che comunque l'Inter sta facendo un sacrificio, perché il prestito lo deve pagare. Lui deve pagarsi anche il volo di andata Londra-Milano, il tassì che lo porta in sede a firmare e a fare le visite mediche. In queste parole vedo un lieve rosicamento milanista nel fatto che sia tornato Lukaku. No, si è ridotto lo stipendio, ma già che c'è dovrebbe ridurselo ancora, pagare lui, già che c'è pagare lui l'abbonamento ai tifosi che tornano a vederlo, ci vedo un lieve preoccupazione di Marco Rossi. Posso garantire che quando sono tornati i signori Shevchenko e Kakà si sono ridotti lo stipendio rispetto a prima, la hanno pagato la cena ai tifosi. Comunque sai come hanno tenuto le orecchie basse e comunque non erano più quelli di prima. Attenzione, Kakà e Shevchenko non solo hanno vinto tantissimo col Milan, ma sono diventati palloni d'oro. Ti ricordi cosa dicevamo oggi di Kakà? Per carità. Prima che arrivasse, sì. Antonio, voglio sentire Antonio Paolino. Io ci avrei aggiunto anche che da questo momento dovrebbe pagarsi l'abbonamento per giocare con l'Inter, cioè per entrare allo stadio. Beh certo, per come si è comportato e come ha piagnucolato già a Natale. Ma ragazzi, ma dove sei visto? Un professionista che stiamo parlando...
lascia perdere, no, non lasciamo perdere i soldi, ma tu hai fatto tutto tu. Stavo scherzando, sei andato Fulvio, al Chelsea. No, ho capito, no, ma io sono particolarmente iracondo, capisci? Antonio, spiegaglielo che la tua era una battuta, perché lui, pur avendo uno scudetto sulla maglia, è talmente rimescolato male da questa cosa di Lukaku che torna all'Inter. No, no, sì, no, perché io non sono, io non so, io no, io non sono, io non sono rimescolato, perché voglio vedere poi che cosa fisicamente. Assolutamente. Fatemi sentire Paolino, che poi ho la pubblicità, Antonio, vai. Furio è intelligente, capisce che il suo ciclo non potrà durare 9 anni e quindi sa benissimo che rimette in gioco lo scudetto. Ma è già finito. Ha ragione Antonio, è già iniziato, però, ma è già finito. Però c'è ciclo e ciclo, caro. E non andare sì. oltre. No, ma lui ha capito cosa voglio dire. Perché Antonio è più intelligente di me. Vai Antonio. Volevo aggiungere a questi appunti impeccabili di tutti, intanto un gesto di apertura da parte delle curve, e ben vengano questi gesti di apertura, queste mani tese, cioè che non si trovino all'aeroporto a lanciarsi insulti o qualcos'altro, che si torni a discutere. Non mi pare di cogliere un atteggiamento nel comunicato stava dicendo la stessa cosa, Danilo, è d'accordo. Stavo dicendo esattamente questo, però un po' di apertura sì. Rispettiamo l'Inter, non fischieremo nessuno, ma palla lunga e pedalare, concludono così. Quindi c'è anche la volontà di capire che se questo giocatore tornasse, segnasse gol pesanti, esultasse, portasse avanti il progetto sportivo dell'Inter in un certo modo e contribuisse, ben venga. Quindi ci vedo una sfumatura di saggezza da parte dei tifosi che spesso vengono bisfrattati. Dico anche che però questo ritorno lo vuole Lukaku. Ma chi decide è la dirigenza. Quindi negli appunti negativi, questo ha fatto quello e poi è andato lì, si è raddoppiato, è tornato, io ci vedo che la società, perché nel calcio mondiale ci si dimentica velocemente di quello che è stato il campionato scorso, la partita scorsa e i rancori scorsi, la volontà di fare business, di fare l'affare per un anno. Cioè, mi spiegate qual è l'opportunità di riportare Lukaku, se non dal punto di vista tecnico, per un anno, forse due, averlo in squadra è per un male. Averlo in squadra per un anno. Ragazzi, non mi devo fermare, devo andare in pubblicità. Dopo rispondiamo, e attenzione alle dichiarazioni di Çalhanoğlu, che di fatto ha attaccato Simone Inzaghi. Fulmine a ciel sereno di Inzaghi, no? Ma certo. Perché si parla di Inzaghi? Perché ci sono delle dichiarazioni di Çalhanoğlu che onestamente mi hanno anche lasciato stupito, perché non me le aspettavo così, poi a metà... Ho detto la verità però. Però non capita spesso che un giocatore dica queste cose. Allora andiamo da Alberto Gianbruno, cerchiamo intanto di capire cosa ha detto e poi mi dite voi cosa ne pensate. Alberto. Gianbruno! Eccoci, dichiarazioni particolarmente pepate, quelle di Çalhanoğlu a un emittente turca, TVB Spor, che già stanno facendo il giro del web, le vediamo insieme. L'Inter è molto più forte del Milan, ma quella partita, chiaramente si fa riferimento al derby, è cambiata al 75esimo sull'1-0 per noi. Dopo che siamo stati sostituiti io e Perisic, l'allenatore ha contribuito alla sconfitta e gliel'ho anche detto. Poi però nel corso dell'intervista ha anche rilasciato delle parole al miele per Inzaghi, un po' a correggere il tiro, una brava persona che capisce di calcio, sta molto vicino alla squadra. La sua insistenza è stata importante per la mia decisione di scegliere l'Inter. Diciamo così, un colpo qui, un colpo lì. Una volta che hai detto questo, cioè, di fatto stai dicendo che l'Inter ha perso lo scudetto perché ha perso il derby, e perché ha perso il derby, secondo Çalhanoğlu, per colpa dei cambi di Inzaghi. Ma lì anche il più grande anti-interista che guardava quella partita ha detto: questo è matto, cosa sta facendo? È vero sì o no? Çalhanoğlu sull'1-0, lui è il peggior campista degli ultimi 25-30 anni, ragazzi. Ma io insisto, io vedo un atteggiamento da parte. Prima si parlava dell'intervento della curva nord. Io vedo anche un atteggiamento di certa parte di tifoseria interista. Quasi
Ma sì, abbiamo tutto sommato, ma abbiamo perso lo scudetto, però siamo arrivati secondi. Ma ragazzi, ma con una sufficienza, e ripeto la frase che ho detto prima, ma ai miei tempi un patatrac del genere avrebbe generato, scusate il gioco di parole, una rivoluzione. Qui il signor Inzaghi se l'è passata liscia, ha trovato qualcuno, qualche genio di Viale della Liberazione che gli ha rinnovato il contratto per altri 2 anni con l'opzione per un terzo anno, e gli ha aumentato lo stipendio di un milione, e qualcosa d'altro. Ma io non voglio passare... Quindi mi pare di capire che tu non sei d'accordo con questo rinnovo. Ma io non sono d'accordo, ma io voglio dire, passo per un mangia allenatore, così mi ha detto in una delle ultime trasmissioni il mio grande amico Furione. Ma ragazzi, ha perso lo scudetto, e io ogni tanto, quando mi fermano a Forte dei Marmi, io butto là la frase: con l'allenatore del Forte dei Marmi, con tutto il rispetto per l'allenatore del Forte dei Marmi, l'Inter vinceva a Bologna 3-0, buongiorno e buonasera, e finivamo di dire che forse l'Inter ha perso lo scudetto quando ha fatto 7 punti in 7 partite. No, lo scudetto l'ha perso contro il Bologna. Però Çalhanoğlu dice che l'ha perso nel derby. No. Forse è una bella botta perché lì se vinceva il derby, il Milan non esisteva più. Se allora facciamo delle discussioni di Lanna Caprina, non ci stiamo più. Ma l'Inter che ne dica Çalhanoğlu, con tutto rispetto anche per Çalhanoğlu, lo scudetto l'ha perso in una partita di Bologna. Danilo, perdonami, ma in quel momento storico del campionato, se l'Inter, come doveva, avesse vinto, il Milan era fuori perché andava a meno 10, non c'era nel dopo. Si andava a meno 7 con l'Inter, 7, che aveva una partita in meno. Esatto, sì. Ed era finito tutto. Ma se ti ha stupito Çalhanoğlu qui, il vecchio Fabio? Cuore nerazzurro verga. Sono veramente discussioni di Lanna Caprina. Sei un po' di vecchio Caprina, cuore allora nerazzurro. Allora di che cosa vuoi fare? Scusami, fare queste discussioni a posteriori. Ha vissuto qualche discussione nasce dalle parole di Çalhanoğlu, ragazzi. È chiaro, stiamo facendo veramente discussioni sulla teoria. Immaginati di avere la macchina del tempo, torni indietro, sei 1-0, non fai i cambi, dopodiché nella partita successiva perdi, ecco, non li ha cambiati, li ha spremuti, li ha tenuti in campo fino al 90esimo. Fabio, tu devi circostanziare quello che è successo. Che arriva dallo spogliatoio. Allora, se arrivava un meteorite non ho capito, arriva dallo spogliatoio da un giocatore che anche nella sua carriera a Milan ha sempre dimostrato di avere dei bei piedi, una bella visione di gioco, ma di non essere esattamente un cuor di leone. E che quindi anche con questa dichiarazione ha detto è colpa di qualcun altro. Ha battuto un rigore nel derby, è andato sotto la curva del Milan, sì, gli ha fatto così, secondo te non ha personalità, abbi pazienza, scusami. È andato a dimostrare qui in questo caso che non è colpa mia, è colpa dell'allenatore. C'è un almanacco, ci sono dei risultati, c'era una classifica. Se il Milan avesse perso quel derby come sembrava potesse perdere, era fuori dalla lotta scudetto. Ho capito, ma allora a questa stregua, in colpo Inzaghi, più del cambio di Perisic e di Çalhanoğlu, di aver lasciato dentro De Vrij, che ha dormito 2 volte su Giroud e si è fatto fare 2 gol decisivi. Scusami, e a questo punto cosa dici? La colpa è di Inzaghi perché non ha tolto De Vrij, che era bollito? Il Milan era completamente in balia dell'Inter, anche perché c'erano in campo Perisic, e non mi sembra un signor nessuno, e Çalhanoğlu, e poi 2 gol sempre fatti su De Vrij. Fabius, scusa, poi voglio sentire Antonio. Da vecchio cuore nerazzurro e magari ma un po' genuano, e lasciatemi finire, è un po' anche rossoblu, sì, no, beh, ma il cuore di Fabius è soprattutto nerazzurro. Secondo... No, lui continua a confondere il lavoro con la passione. Allora, visto che all'Inter ho lavorato 5 anni, Danilo in quei 5 anni mi ha adottato. Siccome mi vedeva allo stadio con la divisa dell'Inter, eccetera, nel suo cuore mi ha adottato. Ti ho visto spesso. Anche Furio mi vedeva spesso, però fa finta di dimenticare. No, ma scusa Fabio, vai, Danilo, ho visto spesso in via Dante 7 e in Foro Bonaparte 70. E non ci venivi così tanto per lavorare, per gusto. Ma quindi, no, Danilo? Allora, ma ragazzi, mettiamoci in mente una cosa e rendiamoci conto di una cosa.
Il signor Inzaghi, con tutto il rispetto per il signor Inzaghi, che ha allenato la Lazio Primavera, non mi ricordo. La Lazio prima squadra anche. Sì, anche tanti la anni. Lazio prima squadra, ma mi pare che i risultati migliori li ha ottenuti con la Primavera. Anche dai, non è allora, vero. Ma, ha vinto delle Coppe Italia, lui, delle Supercoppe. Letteralmente. Inzaghi, una cosa che non sopporto. Nei 9 anni di dominio Juventus, Inzaghi è stato l'allenatore italiano più vincente. Tranne quelli della Juventus. Cosa vince? Cosa... Coppa Italia e Supercoppa, non mi ricordo quante, Italia però. Si dice Coppetta Italia. Ho capito, però a parte gli allenatori della Juventus Italia, è quello che ha vinto la di Supercoppa più. Non va considerata un trofeo, perché è roba di una partita sola, per cui non è un trofeo. Qui il signor Inzaghi ha buttato via uno scudetto regalandolo oltretutto al... A quelli là. Ma la squadra come si chiama? Questi qua. Al Milan, sì. Allora, dare è uscito agli ottavi di Champions. Ha vinto, sì, la Coppetta Italia. E questo è il palmarès del signor Inzaghi, allenatore del Football Club Internazionale Milano. Ed è giusto che venga ricompensato con... 2 anni più uno di rinnovo del contratto. E aumento di ingaggio. E un aumento di... No, dite sì o no. Ha meritato questo tipo di comportamento della società nei suoi confronti o no? Beh, no. Allora, molti il signor Simone Inzaghi, aspetta, come lo chiama lui? Voglio sentire Paolino, che non ha ancora parlato. Dai, se no. Il signor Simone Inzaghi, come lo chiama lui? Perché tu come dovrei chiamarlo? Simone Inzaghi anni, si chiama o no? In 6 anni da allenatore professionista in Italia ha vinto 2 Supercoppe e 3 Coppa Italia. Male non è, anche perché insomma... Antonio, volevo però tornare proprio alle dichiarazioni di Çalhanoğlu, perché comunque... Che un giocatore parli colpiscono così. Nel segno, colpiscono nel segno. Beh, intanto sottolinea anche l'aspetto che queste cose non le dice così dopo 3 mesi, quelli che sono, ma le disse anche all'interno dello spogliatoio, penso davanti a tutti, al proprio allenatore. Ci sta nei confronti, ci stanno gli errori, poi qualcuno può dire grazie a quella vittoria avrebbe potuto vincere, perdere, certo, avrebbe inciso parecchio sull'andamento del campionato. Certamente volendo un po' strumentalizzare la provocazione del nostro amico interologo in studio, potrebbe aver ragione, poi non gliela do totalmente. In pratica Inzaghi è vero, gli hanno riconfermato, gli hanno aumentato lo stipendio, gli hanno allungato il contratto, ha vinto all'Inter quello che ha vinto Pirlo l'anno prima, con un decimo dell'esperienza di Pirlo. Così, tanto per tirare in ballo poi le strategie o come si difende. A me sembra che in questi ultimi anni i media difendano molto di più Inter e Milan di quanto abbiano difeso la Juventus in generale. Detto questo, Inzaghi secondo me merita, dopo quello che ha vinto, perché poi non è una coppetta, non si vince per caso, non è un ripiego, tutto quello che è stato detto, penso che sia uno tra i più interessanti allenatori italiani. Certo che per fare il salto di qualità a livello europeo l'Inter, Inzaghi, la Juventus, la Serie A deve diventare molto più allenante. Antonio, cioè mi sembra che il valore del nostro campionato, Antonio, sia un campionato difficile, sì, ma per certi versi Antonio, non confrontabile, problema, non paragonabile con campionati più dove si viaggia di più, dove c'è più qualità, dove si pressano meno i giocatori, anche fuori dal campo, dove parlano di più senza creare danni alle società, dove anche forse i media, da un'espressione come questa, non ne devi Antonio, tirare fuori chissà quale verità. I media non c'entrano niente. Qui tu sei a Milano. A Milano ci sono 2 squadre e una terza tifoseria. Le squadre sono Inter e Milan, e poi c'è la tifoseria juventina che è pari a quella interista e rossonera. Tu non è che hai perso lo scudetto. Cosa hai detto? Da un punto di vista numerico intendo dire. Sono cioè, gli juventini di Milano sono gli interisti più Milanesi. Ma non vabbè, ne parliamo fra più. Un minuto. Voglio dirti una cosa. Tu non è che hai perso lo scudetto. Tu hai regalato lo scudetto al Milan. Tu non è che hai perso lo scudetto. Tu hai perso la seconda stella che ai milanisti avrebbe fatto girare notevolmente le scatole.
tu non è che hai perso lo scudetto, tu hai rilanciato il Milan che era 11 anni che non vinceva più lo scudetto, che nella storia del Milan non era mai passato un periodo così lungo dal dopoguerra a oggi in cui il Milan non avesse vinto niente tranne la Supercoppa d'Italia, poi mi devi lasciar finire, tranne la Supercoppa d'Italia contro la Juventus a Dubai. Tu non è che hai perso lo scudetto, tu hai veramente fatto una tragedia. È stata la cosa peggiore per che me. Può succedere. Ragazzi, era che l'Inter perdesse lo scudetto, ancora peggio che lo perdesse il Milan. A, in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio. B, che doveva andare a Sassuolo l'ultima partita. C, che aveva a disposizione 2 risultati su 3. Questo è Milano. Purtroppo a Torino questi problemi la Juve non ce li ha, ma a Milano il problema dell'Inter è il Milan, è il problema del Milan è l'Inter. Ragazzi, devo andare in pubblicità, torniamo fra 2 minuti e ripartiamo da qui, è ancora Inter, a tra poco. Prof, allora andiamo dal nostro Alberto Gianbruno, perché leggo nel nostro titolo che ora l'Inter deve vendere, c'è Skriniar in pole. Tra l'altro Marotta l'altro giorno in un'intervista, senza fare il suo nome, però ha chiaramente detto che il sacrificio verrà fatto in difesa ed è chiaro che si pensa subito a Skriniar. So intanto che oggi è stata la giornata anche di un altro acquisto, no? È arrivato Mkhitaryan a Milano. Sì, è arrivato Mkhitaryan, chiaramente era un acquisto annunciato da tempo, ma oggi è stata la giornata delle visite mediche, dell'idoneità sportiva al CONI e poi di tutta una serie di operazioni burocratiche che chiaramente verranno ufficializzate nei prossimi giorni. Queste sono proprio le immagini di oggi. Esatto, queste sono le immagini proprio girate quest'oggi, ovvero la firma sul contratto che è già arrivata a 3.300.000 euro netti con facili bonus che permetteranno al centrocampista armeno di arrivare a 4 milioni e il contratto fino al 2024. Dunque la firma è già arrivata, sono arrivate anche le prime foto scattate presso la sede dell'Inter, foto con la maglia dell'Inter che però verranno chiaramente rese note e ufficializzate nei prossimi giorni. Come dicevi bene tu, però adesso è il momento delle cessioni che di fatto dovranno sbloccare poi un'altra trattativa attesissima dai tifosi dell'Inter, che è quella che riguarda l'eventuale arrivo di Paolo Dybala. Però se parliamo di cessioni in casa Inter, parliamo soprattutto di Milan Skriniar. La richiesta da parte di Beppe Marotta è di circa 80 milioni di euro, sono già arrivate delle offerte del Paris Saint-Germain, la squadra indiziata per il calciatore, che ricordiamolo il prossimo anno andrà a scadenza di contratto, e un'offerta già arrivata sul piatto della dirigenza nerazzurra è di circa 60 milioni di euro più bonus. Già sta cominciando a far vacillare Marotta e la dirigenza dell'Inter, una cessione che chiaramente poi potrebbe dare là anche alla trattativa a Bremer. Sappiamo quanto sia interessata l'Inter all'acquisto del difensore del Torino. L'offerta invece per quanto riguarda il contratto di Skriniar sarebbe di 7 milioni annuali più una serie di bonus, chiaramente anche per lui. Però Skriniar si avvicina al Paris Saint-Germain. Ma ecco, Federico, posso fare un'osservazione? L'ho già fatto ieri sera. Vai. Dunque, Inter prende Lukaku, sicuramente potenzialmente l'ha dimostrato uno dei primi 4-5 attaccanti più forti d'Europa e a maggior ragione anche nella sua nazionale, mi sembra che detenga il record di gol. Ora tu riprendi Lukaku facendo un'operazione importante, sicuramente a tempo, che però potrebbe essere l'inizio di qualcosa di più concreto. E poi vendi uno dei primi 3 centrali più forti d'Europa per mettere a posto i conti. Ma io dico, come si fa a valutare in maniera così superficiale una realtà come l'Inter? L'Inter deve avere i migliori giocatori possibili e immaginabili. Bremer non è Skriniar. Bremer, fra l'altro, non giocherà mai nel suo ruolo se dovesse restare De Vrij, che fra l'altro è l'unico difensore che gioca palla al piede ed esce con il, è in grado di impostare un'azione. Come fa l'Inter, come fa il signor Steven Zhang a pensare di fare una doppia operazione, da una parte molto positiva, dall'altra altrettanto negativa? L'Inter deve vincere, non è un'azienda dove bisogna mettere a posto i conti.
bisogna investire e bisogna anche rimetterci. Evidentemente una volta, Furio, si diceva così una volta quando sono arrivati questi signori cinesi e ce li hanno spacciati con miliardari, miliardi da tutte le parti. Poi ci hanno cominciato a raccontare la leggenda metropolitana, più o meno più o meno metropolitana, secondo cui, e può essere che le cose stiano proprio in questo senso, secondo cui il governo cinese impedisce investimenti all'estero di non è una leggenda metropolitana, è un comunicato ufficiale del governo cinese del 2020. Non lo so, posso non aver mai letto e mai sentito non sono i signori Zanche che decidono che riprendiamo il signor Lukaku e incassiamo. No, però sono quelli che dicono dobbiamo chiudere il mercato con un più 70. È la coppia più bella del mondo. La coppia più bella, Marotta trattino Ausilio. Sì, però Dani, chi è che decide questa e convince evidentemente i signori proprietari cinesi. Dani, ma chi sono quelli che dicono a Marotta e Ausilio le cifre che bisogna chiudere bilancio? Siamo arrivati al surreale. Sì, io secondo sono un po' surreale. L'intervento del signor Danilo Saruggia qui presente. Il più grande interologo vivente. Grazie. Primo, non è mai successo, cosa che è stata pubblicata dal Wall Street Journal in giù, da tutti gli organi mondiali, non è mai successo che il governo cinese a marzo 2020 ha ufficialmente bloccato gli investimenti all'estero delle società cinesi. Siccome lui non l'ha letto, allora lui dubita. Non l'ho saputo. Il secondo, non l'hai saputo, problema tuo. Possiamo dubitare. Mi informerò. Faccio giornalista, mi informo. Esatto, avvisiamo un attimo il governo cinese che si è dimenticato di avvisare te. Dagli la mail, Danilo. Il secondo aspetto surreale dell'intervento del signor Danilo Saruggia è che scopriamo adesso che all'Inter quel bizzarro signore di Marotta e quel giovane scavezzacollo di Ausilio fanno tutto loro e Zhang, poverino, è lì a girare con le sue macchine, non sa niente e gli dicono le cose dopo. L'intervento surreale è questo. Abbiamo scoperto questo. Evidentemente lo convinco. Penso che tu possa andare aggiungiamo, a pubblicità. Voglio sentire Paolino, perché Antonio, anche tu eri abbastanza divertito e sconcertato dalla discussione. No, ma di Juve non parliamo così, togliamo. Ma parliamo anche del Milan, al sorriso stampato. Parliamo di Milan, Juventus e anche delle altre squadre. Fate parlare Paolino. No, non sono frizzato, è che prima hai fatto un discorso su Milano, guarda, che quasi mi hai commosso, sai, noi di Torino abbiamo solo la Juve. E non godiamo di come godete voi a Milano, è la verità. No, il problema è che voi siete provincia di Milano, capisci? Anche, Li abbiamo portato via tutti, a parte il museo egizio. Abbiamo portato via tutti, sai qual è la battuta sul sindaco di Appendino, il miglior sindaco di Milano è stata definita. Perfetto. Queste gag le ho viste anche a Zelig. Volevo tornare su quelle che sono delle strategie, cioè hai riassunto molto bene tu, Federico, cioè lo vorrei ricordare, poi capisco che ancora respira ancora aria amara dopo la sconfitta dell'Inter, Danilo, però sicuramente c'è una proprietà che impone dei parametri economici. Non dico fate quello che volete, è il messaggio che lancia Marotta, che mi sembra che non sia proprio il peggiore dei dirigenti e che abbia combinato ancora dei guai. Cioè, i dirigenti fanno sicuramente tante belle cose a fine della loro carriera, poi scopriremo quante positive e quante negative. A Torino pensa che lo rimpiangono in molti, probabilmente anche per i suoi meriti che ha avuto, ma soprattutto perché a mio avviso è stato lasciato poi solo, prima Paratici con Cherubini, che ne facevano parte del suo team, e poi addirittura Cherubini. Tornando a Marotta, in questi anni mi sembra che si avvicina, cioè ha accelerato un po' la fase di ricostruzione, chiamala come vuoi, il termine più corretto dell'Inter.
Sicuramente Amarotta è uno che rispetta i limiti dettati dalla società. Alla Juventus lo faceva e lo ha fatto anche molto bene, comprando anche lui dei giocatori che si potevano evitare di comprare probabilmente, però devi sapere un po' inventarti il tuo mestiere. Chi ha esperienza lo sa fare meglio di sicuramente di me. Detto questo, lì devono entrare determinati soldi, devi crearti delle opportunità. L'opportunità Lukaku c'è, non ho ancora sentito la risposta, ma dopo un anno cosa fa Lukaku? Se segna, se vinci, lo riprendi a 10 milioni in prestito? Perché poi incomincia a essere un'operazione un po' più criticabile rispetto a quella che può sembrare ad oggi esaltatissima dalla stampa, stampa Antonio, non solo milanese. Antonio, lasciami dire una cosa, apro la parente come diceva Totò e la chiudo immediatamente. Allora, mi pare che recentemente di questo caso si è parlato con il direttorone Luciano Moggi. Butto là, tocco ferro, perché qualche caso anche recente c'è stato, nel giro di un anno, due, massimo tre. Se Lukaku non fosse il grande attaccante di due anni fa... Hai speso per un prestito, glielo ridai. Devo fermarmi, ragazzi, scusate, prima di mangiare in pubblicità. Risposta per Paolino. Dopo la pubblicità, promesso, diamo la risposta a Paolino, che effettivamente aveva posto questo quesito già un po' di tempo fa. E poi parliamo di Milan. Non può più uscire, va bene. Parliamo di Milan, ma prima... considerazioni tecniche. Assolutamente, sì. C'era la risposta di Verga a Paolino. Allora, provo a indovinarlo. Aspetta, però ricordiamo la domanda. Cosa fa l'Inter fra un anno... Esatto. Con Lukaku dopo aver speso 10 milioni e tutto. Allora, provo a immaginarmela. Lukaku non si conferma quella meravigliosa macchina da gol che era stata il primo anno, l'anno al Chelsea l'ha arrugginito, un anno fallimentare. L'Inter ci ha provato, ha messo 10 milioni per un giocatore di grande nome, fine del prestito, via. Lukaku si conferma e fa una grande stagione. Provo, Antonio, non ti sto dicendo che succederà così. Se io fossi il dirigente all'Inter, ho ipotizzato. A questo punto mi siedo forte di Lukaku, quindi con che vuole rimanere con Lukaku all'Inter di fianco, che fa un'intervista dicendo non voglio più andarmene di qui, non voglio rimettere piede in Inghilterra, mi siedo col Chelsea e dico cosa facciamo? Vi riprendete un giocatore che vi costa 12 milioni di euro all'anno di ingaggio, è scontento e non vuole giocare da voi? O troviamo un'altra soluzione e resta da noi, sì, e vediamo cosa succede. Perché poi probabilmente il concetto è che tra un anno il valore è un po' ammortizzato, no? Sai. No, dobbiamo parlare di Milan, perché sennò non facciamo in tempo stasera. No, ma lui non vuole parlare di Milan. No, parlo volentieri, no. Ma io voglio sapere. Io voglio andare da Gianbruno. Lui non vuole parlare ma di Milan. Ma il Chelsea, no, io parlo di tutto. No, il Chelsea come si fuma 115 milioni. Si fuma 115 milioni. Questo non succederà mai. Al massimo fanno un altro prestito oneroso, fino a quando il valore di Lukaku è 40-50 milioni, secondo me, ma vado così a intuito. No, voglio andare da Gianbruno, aspetta. Gianbruno, andiamo da Alberto, perché parla di Milan, Alberto. Parliamo di Milan, così staniamo Milan. Questo qua che non vuole parlare di alla Milan. Luce del Alberto, eccoci. Dimmi una cosa, ti faccio una domanda secca, ma quando firma Maldini? Meglio, firma? Allora, firma, che possa firmare non ci sono dubbi, anche sentendo un po' le indiscrezioni che arrivano da casa Milan, perché non ci sono particolari problemi per il rinnovo. Il problema è relativo soltanto ai tempi e a qualche piccolissima perplessità / situazione che vorrebbe incrementare il proprio ruolo Paolo Maldini all'interno proprio della dirigenza del Milan. Vorrebbe diventare una sorta di Beppe Marotta, diciamo così, del Milan, perché ricordiamo, in base all'organigramma attuale, le decisioni del mercato le prende Paolo Maldini, ma chiaramente deve passare tutto anche sotto il placet di Gazzidis. Ricordiamo che Gazzidis avrà il contratto in scadenza nel prossimo mese di novembre, contestualmente c'è anche la situazione relativa al passaggio di proprietà e a Red Bird. Maldini vorrebbe, non si sa se una clausola o comunque una parola non scritta, una stretta di mano, lui che è uno che dà molta importanza alla parola, ha più potere contrattuale, soprattutto in fase di mercato, quando riesce a chiudere una trattativa. E sappiamo bene che potere abbia anche di convincimento Maldini per portare dei calciatori a Milano sponda rossonera, avere questa situazione e non passare in un certo senso, passatemi il termine, dal sì eventuale di Gazzidis, anche se abbiamo ricordato che Gazzidis ha praticamente i mesi
contati in casa Milan. Posso sì. uscire allo scoperto, visto Vai. Che vi volete no, stanare? Anche perché, Furio, siamo al 22 di giugno, certo. Cioè tra una settimana è passato il già un mese? È passato, 22 maggio, 22 giugno. È passato giugno. Un mese esatto, pensa. No, però, Furio, non è normale che da un giorno, a una settimana dalla sì. scadenza del contratto Paolo Maldini non abbia L'amico ancora rinnovato. L'amico e collega Alberto Gianbruno è stato fin troppo diplomatico. Qui è solo una questione di soldi. Maldini si aspetta un budget di almeno 100 milioni cioè di euro. Cioè soldi, quindi non soldi per lui, no, soldi no, per il lui. Progetto. Per il progetto da 100 milioni ce ne sono a malapena 50, forse 60. Con 50 milioni prendi giusto, se non vanno all'asta, Scamacca lo prendete voi. Botman e Renato Sanchez e poi sono finiti i soldi e comunque c'è anche la vicenda Gazidis, non dimentichiamoci che Gazidis è stato il maggiore antagonista nei confronti di Maldini, prima in coppia con Leonardo e poi con Boban. È stata firmata questa specie di tregua, non armata tregua, però adesso, come si diceva una volta, tutti i nodi vengono al pettine. Mi sembra strano che con una nuova proprietà resti comunque un amministratore delegato della vecchia proprietà. A novembre il contratto scade, probabilmente non verrà prolungato. Anche se qui non si capisce qual è la vecchia e quella nuova proprietà. Ma perché c'è questo intoppo con Maldini che sta facendo, secondo voi? Perché scade il contratto, adesso, il 30 giugno, Danilo, e non è stato rinnovato. Il problema è la domanda è perché c'è sto intoppo. Maldini sta facendo un lavoro lodevole, assolutamente, se lo dico io. Però ti posso dire che c'è un indizio che secondo me non dico che dissipa tutti i dubbi e le nubi, però è abbastanza concreto, che non si è mai fatto in tutto il bailame di tutti noi opinionisti, media, trasmissioni eccetera, il nome di un sostituto che poteva essere già venuto alla luce. Quindi la triade dovrebbe essere confermata: Maldini, Massara e Moncadà. Sì, però già il fatto che tu mi usi il condizionale a una settimana dall'inizio del mercato. Ho capito, ma se non hanno ancora firmato devo usare il condizionale. No, voglio dire che già questo ci fa capire che un problema c'è. Il problema... Gessotto in qualcosa. Sì, anche perché nella dichiarazione di Maldini alla Gazzetta dello Sport aveva detto che... Dice: io non sono certo il dirigente, non sono certo quello che può accettare un progetto che non prevede una certa competitività. Sì. Aveva fatto capire benissimo che nel Milan occorrono almeno tre giocatori chiave, un difensore, un centrocampista e un attaccante. E adesso vediamo. Al momento gli attaccanti vostri sono i due nonnetti, fine sì, della no, c'è anche Origi. Origi sì, abbiamo però non differenze è, cioè, importanti su questo no, Origi? No, perché negli ultimi tre anni al Manchester non ha fatto solo panchina, ha fatto proprio le ragnatele, perché ha disputato una ventina di partite e ha segnato Maldini, poche gol. Io lo stimo personalmente da tempo, nonostante... La colorazione, sì, non mi veniva il termine, perché... A parte è stato un giocatore, non un campione, ma un giocatore monumentale, un fenomeno, un parafenomeno, nel suo ruolo un parafenomeno, roba da Giacinto. Giacinto è lui, se andiamo sui numeri di una volta, sì. I numeri tre più forti di tutti i tempi forse, Giacinto, Paolo Maldini e Roberto Carlos, che qualcuno... di genio, di particolare genio all'Inter. Ne dimentichi qualcuno sicuramente, ma ti perdono. Roberto Carlo. Vabbè, no, lui voleva Cabrini. Cabrini, Antonio Cabrini. Però vai Danilo, completa il ragionamento che devo andare in pubblicità. Un po' di distanza. No, io volevo arrivare a questo. Io da tempo ho sostenuto, e mi pare che non è smentibile la mia osservazione. Allora, chi tra i grandi giocatori sarebbe poi è diventato poi un grande dirigente? Boniperti. Fino ad oggi, Boniperti e Mazzola. E Mazzola. E lui anche. E lui ha dimostrato di avere delle ha grandi vinto uno scudetto da grande protagonista. Ma non dovevamo certo. parlare del Milan. E mi stupisce. Sì, Maldini stiamo parlando di Maldini. Ma io volevo sapere del mercato del Milan. E no, ma non ci può essere mercato se l'uomo mercato non ha ancora rinnovato il contratto. No, perché ero molto interessato da questa cosa di Origi. Adesso, a parte gli scherzi, tra due minuti dopo la pubblicità faremo anche il punto sul mercato Milan. Però ovviamente voglio sentire sia te che Antonio su
questo discorso Maldini, perché sta, secondo me, passando un po' sotto traccia. Mica tanto. Però ragazzi, qui parliamo del direttore tecnico del Milan, nonché bandiera, leggenda del Milan, senza il contratto a una settimana dalla scadenza, nell'anno dello scudetto oltretutto. E col mercato in corso. Veramente col mercato in corso e i giocatori che lui aveva già bloccato, che non possono arrivare, che cominciano ad avere offerte da altre parti. A tra poco.